Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Oggi siamo in compagnia dei Windows Phone di HTC, Radar e Titan. Accendiamoli entrambi. Vogliamo mostrarvi una differenza prestazionale fra i due terminali. Il Radar ha un processore single core della Qualcomm a 1 GHz, mentre il Titan ha un processore da 1 GB e mezzo, sempre single core e Qualcomm. Abbiamo avviato leggermente prima il Radar, dunque possiamo dire che sostanzialmente lo startup è abbastanza simile. Andiamo a vedere subito lo scrolling, molto simile. L'unica cosa è che qui sul Radar sembra che ci sia, sul Titan scusate, sembra ci sia un piccolo ritardo nello scrolling. Problema presente anche in altri dispositivi e non presente in questo caso nel Radar. Come prima applicazione andiamo a testare l'hub di HTC. Ricordiamo che entrambi i telefoni hanno una risoluzione di 800x480 pixel. Il caricamento in questo caso è leggermente più veloce sul Titan. Vediamo le condizioni, e anche in questo caso il Titan fa meglio. Torniamo alla nostra home, andiamo a caricare Facebook. Qui non è sulla home. Vediamo chi parte prima, anche in questo caso il Titan fa un pochino meglio. Qui ho già finito di caricare, siamo collegati in entrambi i casi in wifi. Scrolling buono, vediamo delle notizie. Abbastanza buono su entrambi i dispositivi. Torniamo ancora una volta all'home. Andiamo a caricare, in questo caso, Explorer, eccolo qui. Entrambi i dispositivi si vanno a collegare sulla home page di HD Blog. Vediamo che il Radar riesce a mostrare leggermente prima la pagina. Ora vediamo quale dispositivo riesce a caricare, a ultimare il caricamento. Ha finito prima il Titan, ma il Radar ha finito veramente leggermente poco, subito dopo. Vediamo lo scrolling, fluido in entrambi i casi, multitouch. Vediamo che sul Radar c'è un piccolo delay quando deve fare il rendering della pagina, mentre sul Titan è più istantaneo, ma veramente di poco. Carichiamo il blog di HTC. Pronti. Via. Vediamo che ancora una volta il Radar riesce a mostrare prima la pagina. Non sappiamo se è un'impostazione voluta da HTC o da Microsoft oppure è una ottimizzazione diversa. Il Radar sta caricando leggermente più veloce, il Titan deve ancora concludere. E dobbiamo dire che questo non è la prima volta che accade. Mentre il Titan carica, vediamo il Radar che offre prestazioni ottime, più che ottime. In questo caso è probabile che Explorer abbia qualche crash, no, è proprio rallentato il caricamento. Sta ancora caricando,
Potrebbe anche essere dovuto a qualche problema di rete, non sappiamo, entrambi sono in wifi, però dobbiamo confermare che non è la prima volta che accade, manca ancora un po' di ottimizzazione. Andiamo a vedere la rotazione degli schermi. Ed è identica praticamente. Vediamo la pagina di Bing dove viene caricata prima. Fatto leggermente meglio il radar. Vediamo sul multitasking come va. Ricarichiamo Facebook, che è un'applicazione che non è proprio ottimizzato per il multitasking. Infatti viene ricaricato e sul Titan le cose vanno nettamente meglio. E dobbiamo dire che questa è la vera differenza che si ha fra i due processori. Nell'utilizzo normale, nell'avviare le applicazioni da zero, le differenze sono veramente nulle. Su internet alcune volte il voce radar, mentre nel ripristinare le applicazioni che sono state sospese dal sistema e ancora non supportano perfettamente Mango, dobbiamo dire che il processore 1,5 GHz fa il suo sporco lavoro. E nelle azioni quotidiane questo vuol dire molto. Vedremo se quando verranno ottimizzate queste applicazioni il problema sarà ancora presente. Andiamo a caricare qualche foto, a vedere le foto caricate. Album. Le foto di sistema. Le prestazioni sono comunque ottime. Foursquare, se lo troviamo. Un'applicazione che richiede qualche secondo per caricarsi. Vediamo un po'. Vediamo che anche in questo caso il Titan fa leggermente meglio. Anche se poi il radar acquisisce prima la posizione. Un file office che abbiamo su SkyDrive. Carichiamo un file Word, qui sta aggiornando. Via. Anche in questo caso il rendering sul Titan fa prima. Torniamo ancora una volta all'home. Anche in questo caso il Titan fa leggermente meglio. Per quanto lo giga e mezzo possa essere superiore e non di poco, Windows Phone ancora non è ben ottimizzato per questo processore, l'abbiamo visto soprattutto con Explorer. Quindi se state considerando di acquistare un terminale magari di fascia più bassa, non dimenticate i buoni e vecchi Qualcomm da 1 GHz, perché ancora in attesa di prossime versioni di Windows Phone questi processori riescono a garantire ottime prestazioni. Un saluto a tutti, Simone.